presidio dei lavoratori della Olicar con sciopero per tutta la giornata dinanzi all'ospedale regionale San Salvatore. Come preannunciato, i lavoratori si sono ritrovati dinanzi al loro posto di lavoro, anche se di fatto servono tutti gli ospedali della provincia, per chiedere all'azienda chiarezza e alla ASL anche una tutela per il loro lavoro, fondamentale e prezioso per lo svolgimento di tutte le attività dell'ospedale. La Olicar infatti si occupa della manutenzione degli ospedali, ma dal comportamento dell'azienda si evince una sorta di difficoltà finanziaria che si ripercuote inevitabilmente sui lavoratori, con ritardo nel pagamento degli stipendi, ma non solo. Innanzitutto il pagamento dello stipendio nei tempi e nei modi dovuti e non quando eventualmente un'azienda ha liquidità in cassa per poterli pagare, anche perché tra l'altro parliamo pagamento di stipendi per lavoratori che svolgono un servizio particolarmente importante come la manutenzione degli ospedali, che è di vitale importanza. Di quanti lavoratori parliamo e quanto ritardo c'è nel pagamento degli stipendi di fatto? Allora, parliamo di circa 100 lavoratori in tutta la provincia dell'Aquila, perché lavorano nei vari presidi, quindi l'Aquila, Vezzano, Sulmona, Castel di Sangro. E lo stipendio è di settembre, quindi siamo comunque diciamo giuridicamente nella norma, anche se comunque il contratto multiservizi prevede che tu a fine mese mi devi pagare lo stipendio. La ASL conosce bene la situazione, per legge potrebbe subentrare nel pagamento degli stipendi, di certo la protesta non si fermerà, i tavoli organizzati proseguiranno per avere certezze e più trasparenza. Poi purtroppo ci sono state dei contenziosi che la stessa Olicar ha avuto con la ASL, e da quel giorno, praticamente da un anno e mezzo a sta parte, che non sono state più capaci, diciamo, a livello di liquidità di mantenere fede agli impegni non solo nei confronti dei lavoratori ma anche nei confronti dei fornitori e subappaltatori che a oggi vantano dei crediti importanti.